Professor Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ma un grande percorso lungo di studio, di approfondimento, lo ha dimostrato nell'introduzione a questo convegno che insomma era ragionata, intelligente, e a proposito di intelligenza diceva: lasciamo la governance dell'intelligenza artificiale all'intelligenza umana. Ma come dare corpo all'intelligenza artificiale nello spazio e nel settore della difesa, per esempio? Sicuramente nello spazio ci sarà molta necessità di avere macchine autonome, intelligenti, perché dovranno lavorare al posto dell'essere umano per periodi lunghi in ambienti molto ostili, per preparare casomai un ambiente che sia più ricettivo per l'uomo. Quindi lì vedo veramente una necessità di avere macchine intelligenti, con le complicazioni e i costi che ne conseguono, ma infatti parliamo di spazio. No, sulla difesa l'intelligenza artificiale diventa un collante che rende piattaforme di difesa completamente interoperabili, quindi se c'è un mezzo a terra, in aria o qualche so in mare, l'intelligenza artificiale analizza gli scenari più pericolosi, le minacce, traccia le traiettorie e probabilmente riesce a scegliere qual è la macchina deputata a fermare la minaccia nella maniera con la più alta probabilità e nella maniera più rapida. Quindi non la vedo tanto come un'intelligenza con corpo, la vedo come un'intelligenza che orchestra tutte le macchine da difesa. Grazie mille. Arrivederci.